Ciao, sono Matteo Testi, fondatore di Deep Learning Italia. Oggi parleremo di chatbot come assistenti del futuro. Un chatbot è un software che permette di simulare una conversazione con un essere umano, ed oggigiorno sono sempre più comuni. Un chatbot può essere costruito in maniera molto minimale attraverso la definizione di un set di regole predefinite, ma ovviamente la sua resa non è ideale. In questo caso si parla di chatbot dichiarativi o di transizione. Chatbot più complessi, invece, utilizzano l'intelligenza artificiale per capire la domanda, analizzare un potenziale dossier di documenti o siti web, per poi finalmente elaborare una risposta. I chatbot appartenenti a tale categoria si definiscono chatbot di conversazione. Esso è diventato lo standard per le assistenze clienti, le quali propongono dei chatbot a cui i clienti si possono affidare. I framework più utilizzati al momento sono Rasa, fondato nel 2016 da Alex Weidauer, e IBM Watson, commercializzato per la prima volta nel 2013. Esistono diversi tipi di chatbot, ma il loro funzionamento prevede degli schemi comuni che definiscono l'interazione con l'utente. Gli utenti utilizzano i chatbot come una qualsiasi app di messaggistica istantanea. Il linguaggio è semplice, colloquiale, diretto, ed è possibile usare elementi testuali o grafici e anche la lingua parlata. Il chatbot riceve il messaggio, elabora il contenuto e acquisisce le informazioni necessarie, come ad esempio il canale utilizzato. Successivamente, utilizza l'NLP per decifrare il messaggio dal linguaggio umano a quello informatico e comprendere così la richiesta dell'utente. I chatbot sono strumenti attivi H24. Questa è una caratteristica fondamentale dell'assistenza virtuale, che consente una gestione più rapida e costante del servizio clienti. Se il video vi è piaciuto, mettete like e condividete. E per approfondire l'argomento, andate sul nostro sito www.deeplearningitalia.com, dove troverete i migliori corsi tech in lingua italiana fatti da docenti universitari, ricercatori e professionisti. Vi aspettiamo!